Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché si dicono e non fanno. Legano infatti i fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muovere neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti di onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato». Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a sabato 20 agosto 2022. Quest'oggi festeggiamo San Bernardo, abate e dottore della Chiesa. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 23 di San Matteo, versetti 1-12. E quest'oggi iniziamo un nuovo ciclo di meditazioni. Breve, sono questi brevi cicli che sto facendo in questo periodo, che hanno tutti per tema l'Eucaristia, che è un tema che ho iniziato con il 1° di giugno di quest'anno. Mi sono concentrato sulla realtà bellissima e grandissima dell'Eucaristia, e la sto affrontando sotto diversi aspetti, diciamo così. E siccome abbiamo appena concluso un'analisi approfondita di tutta la questione filologica presente nel capitolo 15° di San Giovanni, ricordate, no, tutto il tema dei tralci della vite e poi del frammento, no? Il tema del frammento presente nel capitolo 6° di San Giovanni, e quindi il tema del raccogliere i frammenti, i pezzi avanzati, insomma, sapete bene cosa abbiamo detto fino a ieri. Quest'oggi vorrei offrirvi una lettura condivisa di quanto scrive Don Dolindo Ruotolo, che credo tutti voi conosciate molto bene, circa il capitolo 15° di San Giovanni. Nel suo testo, nel commento che lui ha fatto al Vangelo di San Giovanni, lui ha scritto un bellissimo testo dove commenta anche, non solo, perché commenta tutti e quattro gli evangelisti, commenta il Vangelo di Giovanni e in particolar modo questo capitolo 15°. Il titolo è «La vite, i tralci, la perfetta carità, l'odio del mondo contro i discepoli». Non leggerò tutto quello che ha scritto, alcune parti che mi sembra veramente, che possono essere veramente di grande aiuto per noi. Allora, i fedeli, lui scrive, dunque aspettate, allora, Gesù Cristo esortò gli apostoli ad alzarsi da tavola e ad andare via, come si accennò nel capitolo precedente, ma non uscirono immediatamente, perché dovettero rasettare la sala del banchetto. Mentre raccoglievano i residui della mensa,
Gesù continuò il suo discorso con loro. Egli, che già si definì pane di vita, capitolo 6, versetto 35 di San Giovanni, e si paragonò al granello di frumento, 11:24, vedendo gli apostoli che toglievano i vasi del vino, o forse anche vedendo qualche traccio di seccato di vite che poteva essere nella sala per attizzare il fuoco, esclamò: «Io sono la vera vite e il Padre mio è vignaiolo». Gesù era il coltivatore di vino della vigna novella che era venuto a piantare in mezzo al popolo eletto. Ma in quel momento si era donato vivo e vero come cibo e come bevanda, ed era egli stesso la vite che dava il frutto soave, e lo dava perché le anime congiunte a lui avessero prodotto anch'esse il loro frutto in lui e per lui. Dandosi sacramentalmente, egli si era come moltiplicato e aveva promesso di darsi a tutti i suoi discepoli unendoli a sé. Era dunque attraverso l'Eucaristia, come una vite che doveva coprire dei suoi tralci tutto il mondo, e i fedeli erano i suoi tralci, congiunti a lui per attingere da lui il succo vitale e produrre il frutto. Il Padre suo, sotto questo aspetto, era il vignaiolo e il coltivatore di questa vite divina, poiché egli aveva mandato il figlio suo in terra perché, salvando le anime, le avesse congiunte a sé e le avesse rese come i suoi tralci, vivi e fecondi. Per mezzo dei sacramenti, soprattutto attraverso l'Eucaristia, i fedeli, congiunti a Gesù Cristo come i tralci alla vite nel suo mistico corpo, avrebbero attinto la sua vita e prodotto in lui e per lui frutti d'eterna gloria. Vedete come il discorso che abbiamo appena concluso sulla vite e sui tralci, vedete come Don Dolindo lo riprende e lo approfondisce ancora di più facendo questa esegesi. E vedete come il tema dell'Eucaristia viene nuovamente rivisto, ritorna proprio in riferimento a questa bellissima immagine della vite dei tralci. Per cui, attraverso l'Eucaristia, noi siamo congiunti a Gesù come i tralci alla vite. E vi troviamo, attingiamo la nostra vita, e attraverso questa unione con Gesù produciamo frutti di gloria eterna e riceviamo questo succo vitale necessario per produrre i frutti. Attenti adesso. L'espressione più bella della schiavitù d'amore, l'avete mai sentita questa espressione? La schiavitù d'amore. L'espressione più bella della schiavitù d'amore al re divino sembra proprio un ossimoro, no? Come può esserci una schiavitù d'amore? Chi è schiavo non lo è per amore, no? Chi ama non è schiavo. Ecco, ma questa contraddizione è molto interessante, molto bella, perché vedremo che contraddizione non è, se intesa in modo giusto. L'espressione più bella della schiavitù d'amore al re divino sta proprio nel paragone della vite del tralcio, simbolo del corpo mistico unito al suo corpo in una dedizione piena che è in lui legame d'amore e libertà piena da ogni vincolo di morte. Dedizione piena che è in lui legame d'amore. Chi ama si lega, e la libertà vera non è la libertà dall'amore. La libertà vera non è faccio quello che voglio, ma la libertà vera è mi libero da ogni vincolo di morte. Questa è la vera libertà. La vera libertà non è quella del figlio il prodigo che prende e abbandona la casa paterna e suo padre per andare a divorare tutti i suoi beni fuori dalla casa e cercare di condividere le ghiande con i porci che non gliele danno. Non è questa la libertà. La libertà è rimanere nella casa col padre. È scoprire la bellezza dell'essere figlio. Non cercare l'illusione, la libertà illusoria di essere randagio.
un randagio non gusta nessuna libertà, perché non è di nessuno, non ha nessuna casa alla quale tornare, non ha nessun volto che lo attende, nessun volto che ama, nessun volto a cui appartiene profondamente. È un randagio. Non c'è libertà nel randagismo, c'è solo dispersione, confusione. C'è strada nel randagismo. Per cui, ecco perché la schiavitù d'amore, lui dice, l'espressione più bella è resa proprio dal paragone della vite e del tralcio, no? Di questa dedizione piena, di questa unione profonda, di questo legame d'amore, che se da una parte è legame, dall'altra è libertà, dal vincolo di morte. Prosegue, il tralcio non è libero quando è congiunto alla vite, perché la sua vitalità dipende da essa. Ma questa dipendenza non è oppressione o mancanza di attività proprie, è invece espansione di vita, fioritura e produzione di frutto. Capite? E tutta la libertà del tralcio a cosa è legata, da cosa dipende? Tutta la sua, tutto il suo essere tralcio, tutta la sua identità e quindi appunto tutta la sua libertà, da cosa dipende? Dipende dall'essere unito alla vite. Lui è vivo tanto quanto è legato alla vite. Ma questa dipendenza non è oppressione, non è mancanza di attività propria. Quindi lui è libero proprio in quanto è legato alla vite, tanto quanto è legato alla vite. Proprio lì lui è veramente libero, anche se in apparenza è legato. Cioè, in apparenza noi diremmo, beh, per essere libero deve essere tagliato dalla vite, non deve essere legato a nessuno, a niente. Sì, certo, ma questa che libertà è? È la libertà del randagio, è la libertà di chi non è figlio. Invece questo suo legame, e questo è quello che dice il mondo, no? Invece questo suo legame, questa sua dipendenza totale del tralcio dalla vite, è proprio funzionale la sua vita. E quindi non è una dipendenza oppressiva, una mancanza di propria attività, dice Don Dolindo. Cioè c'è una schiavitù d'amore, c'è una dipendenza che dice tutt'altro che mancanza di libertà, ma che realizza profondamente la libertà. Il tralcio è libero di essere tale nella misura in cui rimane unito alla vite, nella misura in cui è dipendente dalla vite. Allora può essere tralcio fino in fondo. Se il tralcio scrive, e così si può espandere, può fiorire, può produrre frutto, questa è la sua libertà. Capite? Lui manifesta la sua libertà attraverso il suo crescere, attraverso il suo fruttificare, attraverso il suo fiorire. È lì che si manifesta la sua libertà. E voi vedete che non c'è un tralcio uguale all'altro e non c'è un grappolo uguale all'altro. Ogni tralcio
produrrà frutti diversi, quantità di foglie diverse, perché è libero. Ma se rimane unito alla vite, cioè è un'illusione, una libertà sganciata da ogni dipendenza, da ogni legame. Il bambino è libero tanto quanto resta unito alla sua mamma e al suo papà. È lì che matura la sua libertà. Se il tralcio scrive, si stacca dal ceppo e pretende di vivere da sé, muore. È reietto, è schiavo del terreno in cui giace inerte. È schiavo di chi lo raccoglie per gettarlo nel fuoco ed è schiavo del fuoco medesimo dove lui si consuma. Vi ricordate che proprio ieri abbiamo visto quel bruciare, no? Si butta nel fuoco dove lui si brucia. Non era, vi ricordate che vi dissi nell'esegesi che abbiamo fatto ieri, che non è tanto il fuoco che lo brucia, certo nel fuoco lui brucia, sì, ma è lui che si brucia. Ricordate tutta la questione dei tempi verbali, no? Che abbiamo affrontato. Quindi se il tralcio si stacca, bene, e pretende di vivere da se stesso nella sua illusoria indipendenza, muore. Muore e cosa succede? Cade sul terreno, perché i tralci della vite stanno tutti per aria, non toccano terra. Interessante. Cade, diventa schiavo della terra, giace inerte, non produce più frutto, non produce più foglie, inizia a seccare. Ed è schiavo di chi lo raccoglie, perdendo la dipendenza dalla vite. La schiavitù d'amore diventa schiavo di chi lo raccoglie per buttarlo nel fuoco, per eliminarlo. È schiavo del fuoco medesimo, dove lui si consumerà. L'anima, prosegue, che si dona interamente a Gesù senza restrizioni, rinuncia alla propria inerzia e per la dolce schiavitù d'amore è tutta vivificata da Gesù. Essa, più che rinunciare alla propria libertà, dona a Gesù l'intera libertà di elevarla e santificarla e vive di una libertà divina immensamente più vera e più bella della propria effimera libertà. Capite? Quindi non è che rinuncia alla sua libertà, ma dona a Gesù la libertà di far che cosa? Di elevarla e di santificarla. Quindi prende la sua libertà e la, diciamo così, infonde, o meglio, la trasfonde nella grande, immensa libertà divina e quindi godrà di questa vera libertà. Infatti, sentite cosa scrive, sta nell'essenza della libertà. Non tanto il potere, se noi diciamo a uno che cosa vuol dire per te essere libero, lui dice essere libero vuol dire fare quello che voglio, essere libero vuol dire scegliere di fare il bene o il male, ok? Sta infatti nell'essenza della libertà, scrive, non tanto il potere di operare il male o di degradarsi, ma la possibilità di elevarsi in Dio senza restrizione, in una continua ascesa verso le vette della perfezione e la santità. Avete capito? L'essenza della libertà non è poter fare il male, non è imbruttirsi, non è questa la libertà, ma elevarsi in Dio senza restrizione. Toccare le vette della santità, questa è la libertà, è l'essenza della libertà. La libertà del male, cioè la libertà di poter fare il male, è un difetto della libertà, non un vantaggio, scrive Don Dolindo. Come un difetto il servizio di una tastiera libera di pianoforte per strimpellarvi note confuse e accordi stridenti. Si è veramente liberi al pianoforte quando si è legati alla melodia al ritmo e quando vi si suona ogni specie di musica senza aver costretto
tutto, senza essere costretto da un diaframma ad una sola suonata, o peggio, senza essere costretto dalla paralisi del braccio, delle dita, per quattro i tasti senza un nesso alcuno. Quindi la libertà di fare il male è un difetto della libertà. Non è un vantaggio, non è l'essenza della libertà. Perché l'essenza di libertà è elevarsi in Dio. Quando noi ci eleviamo in Dio, quando noi siamo in Dio, quando noi siamo in intima amicizia con Gesù, noi siamo le persone più libere del mondo, perché siamo liberi dal male. E soprattutto siamo liberi da noi stessi, che è la più grande schiavitù. Ora, come nella vigna l'agricoltore toglie, scrive, toglie via dalla vite quei tralci che non portano frutto e pota salutarmente quelli che portano poco frutto, così Dio recide dal corpo mistico del Redentore le anime che non portano frutto alcuno perché non assorbono più la sua vita, e purifica con le tribolazioni, le prove e le tentazioni le anime che danno con facilità corso alle proprie miserie e si espandono nel mondo come un povero tralcio che si allunga lontano dal tronco, si avvinghia agli sterili pali e disperde tutto l'umore che dovrebbe farlo fiorire e fruttificare. Bellissima questa immagine, bellissima questa intuizione. Quindi, recide dal corpo mistico del Redentore le anime che non portano frutto, i tralci secchi, quelli che abbiamo visto ieri quando dicevamo coloro che non vogliono rimanere in Gesù, che rinunciano a rimanere in Gesù. Ok. Poi, cosa fa? Purifica, attraverso le tribolazioni, le prove, le tentazioni, quelle anime che rimangono attaccate alla vite, ma con troppa facilità, con troppa superficialità, danno corso alle loro miserie. Quelle anime che si espandono, avete presente quei tralci? Non so se voi vedete una vite, no? Ci sono questi tralci belli, pieni di frutti, pieni di grappoloni, no? Belli, belli, sodi. Poi ci sono questi tralci che si allungano lunghi e si attorcigliano i pali, questi tralci sottili, 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 che vanno lunghi, lunghi. Infatti voi sapete voi meglio di me, che la vite conosce due potature. Una è la classica potatura che si fa quando la vite dorme, no? Poi c'è un'altra potatura che si chiama la potatura verde. Questa potatura si fa quando la vite è bella sveglia, cioè nel pieno della sua produzione, nel pieno del suo rigoglio, si fa una seconda potatura che si chiama potatura verde. E cosa si taglia? Si tagliano questi tralci assolutamente inutili. Che cosa fanno questi tralci? Questi tralci si espandono inutilmente nel mondo, si espandono inutilmente lontano dal tronco, si avvinghiano ai pali. Che cosa serve avvinghiarsi ai pali? Cosa serve avvinghiarsi alle cose del mondo? Cosa serve attorcigliarsi a dei pali, ai nostri idoli? Che cosa serve? Che cosa serve fare tutto questo? E in questo modo cosa fanno? Disperdono questi tralci, tutto l'umore, tutto il nutrimento che serve invece alla vite per farla fiorire e fruttificare, che deve andare invece a quei tralci che sono carichi di grappoloni. Quest'anno dovremmo fare una scorpacciata di uva, no? Dovremmo trovare dei bei grappoloni d'uva da contemplare, da guardare con tutta questa catechesi che stiamo facendo. Allora dice, Dio li pota, li purifica.
perché non stanno facendo i tralci, stanno perdendo la loro libertà, stanno cominciando a tendere ad altro che non è la vita, che non è Gesù. Stanno cominciando a fare lo sguardo dolce al mondo. Si stanno rivolgendo altrove e così disperdono il nutrimento. E questo non deve succedere. E allora il padre li porta. Bene, domani andremo avanti perché scrive delle cose veramente bellissime, vedrete gli approfondimenti che farà Don Dolindo, stupendi, proprio su questo capitolo quindicesimo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.